non ci sono parole. Sì, non ci sono parole umane. No, non ci sono. Che vuoi spiegare? Niente. Meglio il silenzio e la preghiera. Non è vero? È vero che non ci sono parole umane. Però c'è la parola. Per eccellenza, la parola che si è fatta carne. Cos'è? Chi è? Gesù Cristo. Lui, la parola del Padre, che si è fatta carne, che è diventato uomo, come te, come me, uguale eccetto del peccato. E lui, per tutti noi, è il Salvatore, il peccato, il Prezzo, è morto in croce e risorto, ha vinto la morte. Stamattina pensavo a Gesù, perché di fronte alla morte, i bambini, del suo migliore amico Lazzaro, ha pianto, come noi stiamo piangendo questi giorni. Se c'erano di familiari, penso che non hanno più lacrime da versare. Così ha fatto Gesù. Però mi colpiva un'altra cosa, che quando gli fu detto a Gesù che l'amico Lazzaro era morto, Gesù protesta, dice no, non è morto. E anch'io vi dico nella fede oggi, loro non sono morti, dormono. Gesù così disse, no, dormono, loro dormono. Un giorno anche noi dormiremo. Però la fede ci dà una certezza che Gesù Cristo verrà e ti risveglierà. Per quello è molto importante il Vangelo di ieri che ci diceva di fare una scelta. Perché oggi siamo venuti in tanti, ma tanti volete lasciare, già da tanto tempo. Volete andarvene anche voi, tanti ve ne siete già andati, da tempo. Oggi vi dico, ritorniamo al Signore, perché la morte di questi fratelli per tutti noi è una catechesi, è un segno dal cielo, che possa venire dal cielo, perché solo dal cielo può venire la consolazione e la forza per andare avanti. Comincia.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Iniziamo questa celebrazione eucaristica chiedendo perdono al Signore dei nostri peccati per essere più degni di pregare l'anima Salvatore Enzo e Flavia, che hanno concluso il loro peregrinaggio terreno e vivono al cospetto di Dio. Vi leggo un messaggio che il nostro vescovo ha voluto inviare. Figlioli carissimi, trovandomi ancora lontano dalla nostra diocesi, ho appreso la triste notizia della tragedia che ha colpito la nostra città di Mussomeli e in particolare la carissima famiglia Bari. La nostra Italia sta vivendo un'estate bagnata dal sangue di tanti uomini, donne e bambini, vittime di incomprensibili assurde tragedie. Ma è inutile cercare risposte ai mille perché, è inutile cercare un senso in ciò che senso non ha. Non ci resta allora che chinare il capo in un fiat di consegnata ma non disperata. Ci conforta la certezza credente che la morte è stata vinta per sempre da noi. Il Signore Gesù Cristo è il vivente. Il crocifisso risorto continua a dire a noi tutti, e in particolare oggi ai cari amici della famiglia Padre: non abbiate paura, io sono con voi tutti i giorni fino alla consumazione del mondo. Assicurando la mia preghiera e la mia affettuosa paterna vicinanza, tutti di cuore benedico nel Signore. Mario Custotto, vescovo. Riconosciamo i nostri peccati e chiediamo umilmente perdono al Signore. Confesso sempre su quelli che lo temono.
e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza e ricordano i suoi precetti per osservarli. Come un prezioso dono per sempre.
So bene che ogni parola potrebbe risultare pesante, quasi fastidiosa. Davvero si gradirebbe avvolgere la sofferenza e le lacrime nel più intimo silenzio. Perché di fronte a questa morte non ci sono spiegazioni umane, non c'è una luce che può illuminare la nostra ragione nel trovare ragioni a quello che è successo. Solo il silenzio, col suo meraviglioso potere di chiarificazione e di purificazione, può farci penetrare il mistero della vita e della morte, di questa tragica morte. Quello che possiamo fare è di vivere insieme questo momento difficile. Sappiamo bene, come qualcuno ha scritto sui social, che ora il compito più duro spetta a te, carissima Tiziana. Andare avanti senza la scombinata dolcezza di papà Salvatore, la sensibilità e la bontà di Enzo, l'estro e la solarità di Flavia sarà duro per te. Però ti dia consolazione e forza e ti sia di conforto il sapere che non sei sola a portare questo immenso dolore. I tuoi zii, i tuoi cugini, ai quali ci stringiamo con sincero affetto, e tutta Mussomeli piangono e portano insieme a te il dolore per la morte del tuo caro papà e dei tuoi amati fratelli. È un momento difficile per tutti noi, carissima Tiziana, perché vorremmo dirti parole che potessero arrivare dentro il tuo cuore di figlio e di sorella, straziata dal dolore. E invece siamo costretti a balbettare appena qualche espressione di consolazione. È un momento difficile questo, perché anche noi siamo dilaniati dall'interrogativo sul senso della vita e della morte. Se tutto doveva finire così, a cosa è servita la bontà e la dolcezza di Enzo? A cosa l'impegno e la solidarietà espresse da Flavio? A cosa la stessa fede vissuta da Salvatore, anche con un cammino di riscoperta del proprio battesimo nella comunità neocatecumenale? Anche noi ci sentiamo percuotere il cuore da quella inesorabile domanda: perché Salvatore, Enzo e Flavia, venerdì scorso, dopo aver partecipato felici al matrimonio di Fabiola e Francesca, si sono schiantati contro quel camion sulla strada di ritorno per Mussolini? Sì, possiamo anche ricorrere a frasi preconfezionate dicendo che era questa la volontà di Dio, senza renderci conto però che spesso, sbandierando parole senza cuore, rischiamo di far bestemmiare il suo santo nome. Il nostro cuore si ribella all'idea volgare di un Dio che a noi si è rivelato come colui che ama la vita, come colui che ha creato l'uomo per l'immortalità e poi si apposta sull'altra corsia per sorprenderci e giocarci un brutto scherzo. No, non è questa la volontà di Dio. La volontà di Dio ce l'ha rivelata il suo stesso figlio Gesù. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto mi hai dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. È in questa parola del Vangelo che abbiamo ascoltato, ed è in questa fede che il genito dei nostri perché invoca il sentiero della speranza, quella speranza per cui nulla va perduto della nostra vita. Nessun frammento della bontà e della dolcezza di Enzo andrà perduto. Nessun frutto dell'impegno e della solidarietà di Flavia andrà perduto. Nessuna lacrima, a volte nascosta, di Salvatore per la morte della sua cara sposa Fina andrà perduta. Nulla andrà perduto. E se ci chiediamo dov'era Dio nel tragico istante di quell'impatto fatale, possiamo tranquillamente rispondere che Dio era lì,
sulla statale 626 ad impedire che Salvatore, Enzo e Flavia cadessero nel baratro del nulla. Era lì a dire loro che il viaggio non si interrompeva su quel maledetto asfalto, ma cambiava solo direzione, non più verso un sonnello, ma verso il cielo. Dio, che non li aveva salvati dalla morte, così come non ha liberato dalla croce il suo stesso figlio morente, siamo certi che li ha salvati nella morte. A noi ora sembra che essi non vivano più, ma in realtà ora vivono di più, perché vivono in eterno. Gesù stesso l'ha promesso: io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me non morirà in eterno. È questa la parola della fede e della speranza. Con l'inedita, sconvolgente novità della risurrezione di Cristo, la morte è stata privata del suo regno, del suo ghigno beffardo. Certo, rimangono gli effetti che l'altro volto, quello scuro della morte, produce in chi rimane: sofferenza e dolore, pianto e lacerazione per il distacco e per il vuoto che si crea nei cuori e negli spazi in cui ci si muove. Davanti a questo volto della morte, a noi credenti non resta che piangere, come pianse Gesù sulla tomba dell'amico Lazzaro, pur sapendo che di lì a poco lo avrebbe riportato in vita. Piangiamo anche noi di fronte alla morte di Salvatore, di Enzo e di Flavia, con la certezza però che li ritroveremo vivi, così come Gesù, il risorto, ci ha promesso. Enzo coltivava il sogno di un tesserino da pubblicista. Per questo si era preparato e aveva già prodotto i documenti da presentare nei prossimi giorni agli organi competenti. Stava raccogliendo gli articoli e tutto il necessario. Svolgeva già un'importante collaborazione con il Fatto in sé. Per questo mi piacerebbe che l'Ordine dei giornalisti di Sicilia consegnasse postumo quel tesserino a Tiziana, in memoria del suo carissimo Enzo, uno di quei cronisti di scarpe consumate e di polvere smossa dalle suore, come di lui ha scritto qualcuno, uno continuamente in viaggio con la fantasia di un bambino dietro i suoi occhi da lupo. Carissimo Enzo, tu non potrai più scrivere niente su quel taccuino che avresti desiderato avere per raccontare storie e trasmettere notizie. Potrai leggere però il taccuino di un altro inviato speciale, quel Gesù mandato dal Padre sulla terra a registrare sul suo diario perfino un bicchiere d'acqua fresca data con amore. Sono certo che troverai una pagina in cui c'è scritto: grazie Salvatore per la tua bontà, i tuoi silenzi, la tua mitezza, la carità esercitata con amore e discrezione. Grazie Enzo per tutte le volte che, incontrando un povero o uno straniero per strada, te lo sei portato a casa invitandolo a pranzo. Grazie Flavia per tutte le volte che hai regalato un sorriso a chi era in difficoltà, occupandoti del coro dei bambini delle parrocchie che cantavano per solidarietà. Grazie Salvatore, grazie Enzo, grazie Flavia per tutte le volte che avete donato una parola buona, un gesto di amicizia, un saluto semplice e affettuoso a coloro che entravano nella vostra edicola anche se non dovevano comprare il giornale. Grazie, perché tutte le volte che avete fatto queste cose ai miei fratelli più piccoli, le avete fatto a me. Carissimi Salvatore, Enzo e Flavio,
Andate con gioia a prendere possesso del regno che il Signore ha preparato per voi, là dove vi attende la vostra amata mamma e sposa, Rina. In paradiso vi accompagnano gli angeli, al vostro arrivo vi accolgano i martiri e vi conducano nella santa Gerusalemme celeste. E per noi che restiamo qua giù, per Tiziano e per tutti i vostri cari, chiedete al Signore il conforto della fede e il sostegno della speranza. Così sia. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore. Per i nostri fratelli di Enzo Salvatore e la nostra sorella, perché il Signore che dispone i tempi del nascere e del morire, li accolga nella pace della Santa Gerusalemme, preghiamo. Per questi defunti, perché il germe della risurrezione ricevuto nel battesimo e alimentato nell'Eucaristia fruttifichi nella pienezza di gloria, preghiamo. Per i parenti, i familiari, gli amici, perché il dolore e il distacco si apra alla certezza che la morte non spezza la nostra comunione in Cristo, in ogni uomo che vive, preghiamo. Per la Santa Chiesa, perché proclami con franchezza apostolica la vittoria di Cristo sulla morte come risposto della fede all'ansia dell'uomo per la sua sorte futura, preghiamo. Per noi qui presenti, perché celebrando la Pasqua del Signore moriamo al peccato e risorgiamo a vita nuova, preghiamo. Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, nello stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
salve Gita, madre misericordia, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et plendes, in ac lacrimarum valde. Eterno riposo, la loro Signore, che spera di essere la luce perpetua, riposo di pace, l'eterno riposo, la loro Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace, l'eterno riposo, la loro Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.